Bene, e con noi Raffaella Santoro, ricercatrice presso il laboratorio di chemioterapia molecolare dell'Istituto Regina Elena. Dunque, ben trovata e benvenuta Raffaella Buongiorno. Santoro. Oggi con Raffaella Santoro parleremo appunto di un'altra sostanza, la melatonina. Noi vorremmo sapere da Raffaella Santoro intanto che cos'è la melatonina. La melatonina è una molecola naturale presente nel nostro organismo. È un ormone che viene prodotto da cellule chiamate pinealociti che si trovano all'interno della ghiandola epifisaria del nostro corpo. Viene anche prodotta da altri organi come la tiroide, le gonadi e le ghiandole surrenali. Bene, e questa sostanza, appunto la melatonina, quando viene rilasciata, quando viene prodotta all'interno del nostro organismo? Il nucleo suprachiasmatico dell'ipotalamo riceve dalla retina degli impulsi luminosi. In assenza di luce, quindi quando ci troviamo al buio, viene indotta la secrezione della melatonina appunto dalle ghiandole di cui ho parlato prima. E Ok. la maggior parte della melatonina presente nel nostro organismo viene secreta verso mezzanotte e diminuisce man mano con l'arrivo dell'alba. Nell'ambito di persone, ad esempio, che guardano la televisione a letto e a volte lasciano lo schermo acceso, questo può creare anche dei presupposti legati alla melatonina? Beh, quella è una fonte di luce comunque, quindi è bene spegnere il televisore. Chi è abituato ad addormentarsi davanti alla televisione magari può utilizzare la funzione timer. Un'altra domanda. Noi mangiamo vari alimenti. La melatonina è presente in alcuni alimenti naturali oppure La melatonina, no. Però sono presenti degli analoghi della melatonina, soprattutto in sostanze, in alimenti come il cavolfiore e tutti gli alimenti della famiglia del cavolfiore. no? Infatti Broccoli. era questa la domanda che io le volevo fare e non mi veniva, però alla fine ci sono arrivato. Dunque, siamo quasi arrivati a conclusione. Prima di concludere questo incontro, io vorrei dire questo. Noi abbiamo avuto qui vari ricercatrici e ricercatori, per fortuna giovani. Quindi credo che sia opportuno proprio questo dato, cioè vedere come persone giovani in realtà si dedicano alla ricerca. Io la domanda che volevo fare alla dottoressa Raffaella Santoro è proprio questa. Secondo lei, ovviamente non è una domanda tecnico-scientifica, ma una domanda, secondo lei un giovane che approccia alla ricerca, oltre al sapere, porta qualche novità all'interno di questo mondo che a volte diciamo, è legato ad alcune idee, ad alcuni presupposti? Secondo Certo, lei avviene questo oppure no? nuove persone significa nuove idee, un nuovo modo di vedere le cose. Poi i giovani sono molto più avvezzi alla tecnologia di quanto lo sono le persone di una certa età. E quindi è ovvio che innanzitutto possono portare una certa innovazione e poi magari possono trovare delle applicazioni, migliori per i nuovi macchinari che sono continuamente prodotti. Senta, quanto la tecnologia è importante nel vostro lavoro? È molto importante. Abbiamo bisogno di macchinari di svariato tipo per condurre tutti i nostri esperimenti. Bene, noi siamo arrivati a conclusione. Io ringrazio la dottoressa Raffaella Santoro, ricercatrice appunto presso i laboratori dell'Istituto Regina Elena. Ci vedremo la prossima settimana con un altro ospite e quindi continua questo filo diretto con la ricerca, questo filo diretto con la direzione scientifica dell'Istituto Regina Elena, in particolar modo con appunto la parte Di chemioprevenzione. di chemioprevenzione legata al progetto Tevere. Noi ringraziamo appunto Raffaella Santoro e ai prossimi incontri, alle prossime volte.